much of anything can make you sick. Even the good can be a curse, curse. Makes it hard to know which road to go down. Knowing too much can get you hurt. Is it better, is it worse? Are we sitting in reverse? It's just like we're going backwards. Lo sport, diciamo che rappresenta un'esperienza fondamentale per promuovere la salute. La presenza di disturbi psichiatrici si correla a tantissime altre problematiche sanitarie, dal sovrappeso a problemi cardiocircolatori. Molto spesso chi sta poco bene mentalmente finisce o comincia stando già male fisicamente per altri aspetti. Ecco che lo sport diventa un'occasione unica, un'occasione credo fondamentale per promuovere la salute e quindi il benessere globale a 360 gradi e non solo una possibilità, uno slancio dal punto di vista dell'integrazione sociale, è molto di più. Il centro sportivo Bellaria Cappuccini qui a Pontedera risponde veramente alla grande, e per quanto riguarda strutture ma anche per la volontà che cerca di mettere nel sociale a tutti i livelli. Sì, di sicuro credo rappresenti una bellissima realtà questa polisportiva che va apprezzata, va presa come modello perché a livello proprio regionale si sente una certa sensibilità proprio anche grazie agli interventi dell'amministrazione che ci sono stati oggi nella tavola rotonda, e credo possa rappresentare un modello per le altre regioni, perché c'è bisogno di lavorare nell'integrazione a livello di polisportive per rendere sempre più aperto e coeso, diciamo, la partecipazione, piuttosto che rilegarla a certi ambiti, tenerla a parte della società. Va proprio promossa questo atteggiamento di integrazione tra chi sta magari soffrendo per patologie psichiatriche e chi invece è più fortunato e non ha questo tipo di problemi. Piero Becattini dirige il centro polisportivo Bellaria Cappuccini a Pontedera. Due giorni di incontri, due giorni sport, stare insieme, solidarietà, e poi il momento forse fra più belli, più atteso, più rilassante, quando vengono tutti a tavola. Tutti a tavola, veramente, questo dove ci si trova tutti d'accordo. Durante le partite ci sta il momento di contestazione e tutto quanto. Qui ci si trova sempre d'accordo, è un punto focale della Bellaria che veramente si riesce a stare insieme, tutti i gruppi, sia spagnoli, quell'altro, sono tutti amici, ci si trova in questi momenti di clou, che io voglio ringraziare veramente tutti i volontari, perché noi si adegua molto con i volontari. Questo è importante per la Bellaria, io ringrazio veramente tutto questo. Oh, the wind whistles down the cold dark street tonight, and the people they were dancing. Allora Elisa, atleta polivalente, ti abbiamo vista prima impegnata a rugby, adesso al calcio, veramente lo sport è nel tuo DNA. Sì, in realtà io sono una schermitrice, però quando c'è modo di giocare mi butto in qualsiasi sport. Allora, c'è una breve pausa fra il primo e il secondo tempo. Sì, si riprende un po' fiato. Com'è andata? Ah, penso positivo, si sta facendo un bel lavoro di gruppo. Nel calcio conta molto il gioco di squadra, quindi entusiasmo e divertimento sono, penso, alla base di ogni gioco, quindi noi ce lo stiamo mettendo tutta. E l'agonismo sotto controllo? L'agonismo positivo, lo definirei così. Nel rispetto delle regole, rispettiamo l'avversario, però diamo il meglio di noi stessi per raggiungere il traguardo, che sarebbe fare gol. In campo come calciatore, quale sarà il suo ruolo? Siamo prontissimi, il mio ruolo è sempre il solito, sia dentro il campo sia fuori, quello di cercare di dare possibilità per poter riuscire a conquistare a volte tante cose che la vita non si riescono a conquistare, e per riuscire a trovare un migliore equilibrio in modo di vivere. La
La rappresentativa del Friuli Venezia Giulia dunque ha avuto il sopravvento sulla rappresentativa pistoiese. Comunque una bella giornata di sport e di solidarietà. Sì, siamo qui per quello, non tanto per il risultato numerico che ci interessa relativamente. Sicuramente però un po' di sanagonismo non fa male. No, beh, è il sale dello sport. E abbiamo visto anche alcune individualità, ma soprattutto anche una buona disciplina nel tenere la posizione. Sì, sì, abbastanza, abbastanza. Ed è necessario, necessario a volte, no? Oggi abbiamo visto i ragazzi alle prese con una disciplina, se vogliamo, anche non facile come la scherma. Allora, che cosa ha affiorato? È affiorato invece il contrario, che attraverso un'attività organizzata in quattro piccole stazioni, le persone anche che non hanno mai fatto scherma hanno potuto mettersi in gioco e provare gli esercizi che poi l'hanno portati a fare l'incontro di scherma. Ma com'è stato questo approccio? Subito abbastanza positivo? Molto spontaneo, nel senso che noi puntiamo molto sul gioco, quindi esercizi molto semplici che sono alla portata di tutti. Diciamo ogni stazione aveva un obiettivo preciso, l'asse d'equilibrio per imparare il controllo del corpo, il palloncino attaccato al canestro per fare esercizio come obiettivo quello di colpire un bersaglio in movimento, e poi altri piccoli esercizi come il lancio del cerchietto in un'asta, dove tutti i ragazzi hanno imparato l'importanza della distensione del braccio per raggiungere il bersaglio e quindi anche della mira, che è essenziale nella nostra disciplina schermistica. Questi due giorni che si avvia ormai alla conclusione, veramente è stata un'acquisizione di esperienze, di valutazioni veramente incredibile. Direi di sì, perché tanti ragazzi provenienti da discipline sportive diverse si sono confrontati e hanno provato a mettersi in gioco anche nella scherma, che in genere viene ritenuto uno sport minore. Invece hanno imparato che con semplicità si può provare anche a fare un incontro di scherma. E adesso stiamo assistendo a questa accesissima partita di basket, dove abbiamo perso il filo, ma i locali stanno vincendo sugli ospiti? Sì, in realtà prima era una situazione di parità, ora vedo che stanno rimontando notevolmente. E in campo vediamo una squadra che si chiama Bravi e non solo, è un titolo anche per una squadra un po' particolare. E che secondo me fa emergere il fatto che non è solo il risultato agonistico che conta, ma anche proprio la voglia di mettersi in gioco in campo e mettere alla prova le proprie abilità. Antonio, com'è andata? Sono forti questi livornesi, però insomma si tiene testa bene, vero? Sì, diciamo un po' il pallone che gioca un po' bene in partita, quindi è buona partita. Abbiamo visto autore di un bellissimo canestro, veramente sei importante, dai! E devo dire che io sono un grande campione, non lo posso ammettere, c'ho tanta esperienza, grazie. Esperienza da buon pisano, vero? Da buon livornese. Capitano o infortunato? Capitano. Infortunato, allora. Ma non c'ho problemi io. Che ormai sono avanti così, anche se mi sono fatto un po' malino, vado lì. È il gioco per tutti, oh. Non è che si va per perdere. Io, anche se si perde, noi basta partecipare. Quindi un onore. È un onore, ma anche la bella bimba, questa signora qua, se la potete inquadrare, perché è stata lei l'artefice di questo campionato qua.
Allora, si presenti questa bella bimba. Io sono Isabella Vallati, sono un coordinatore socio-pedagogico del Comune di Livorno, servizi sociali del Comune di Livorno, e sono qui, faccio anche l'allenatrice. E la motivatrice, perché vedo sa dare veramente l'input giusto a questi ragazzi. È un regalo, oggi è un regalo che abbiamo fatto a questi ragazzi. Cristina, allora cosa è stata questa esperienza basket? Per me è una gioia immensa, prima volta che faccio una partita vera, grande per me. Tedera sta prevalendo, bisogna un pochino, dai. Dobbiamo dar forza alla nostra squadra. C'è Manuel che è fortissimo, bisogna portare il pallone su Manuel. Sì. Sì, eh? Solo che Manu non la passa mai quando c'ha il cane alla palla sotto. Manuel, cos'è l'egoismo del grande campione? Sì, allora io passo la palla. Ma come mai te la passo? Sì, allora guarda, passarla. Sì, bello. Sì. Sono ragazzi che si impegnano tanto, tutte le volte che ci alleniamo, tutte le settimane, ci impegniamo tantissimo e sono in gamba, per quello poi alla fine vengono fuori. Poi siamo tanti, guarda quanti siamo, quella è la cosa più bella per me, vederli tutti così, vederli che oggi si stanno divertendo tanto. È 2 anni e mezzo che si è costruita questa squadra, questo gruppo, oggi ho anche i miei bimbi dell'Under 14 a darci una mano, che anche per loro è una bella esperienza, perché insomma vedono... che c'è anche un'altra pallacanestro, questa è una pallacanestro vera, poi, perché sta giocando a pallacanestro, sta facendo delle belle azioni, ci passiamo la palla, arriviamo a fare dei bei canestri. Questo è bello, secondo me è molto bello che le stiamo facendo. Si sono impegnati tutti e sono tutti bravi. E il bello di queste manifestazioni è vedere insomma, questi ragazzi che si divertono, stanno insieme e insomma, hanno gioia a stare insieme. Una bella sfida, 2 buone squadre che cercano di giocare al basket, di passarsi il pallone. C'è un buon agonismo anche, questo è importante per lo sport. Allora, avanti col secondo tempo. Avanti col secondo tempo. Forza Juve Zeta Gas. Di sicuro lo sport ha questo grandissimo vantaggio, ci permette di metterci alla prova riscoprendo i nostri valori, i nostri doni, anche le nostre capacità, e creare dei contesti che possano essere accessibili a tutti è fondamentale, proprio perché lo sport dà questa occasione di riscoprire le proprie capacità, e è questo credo l'obiettivo più grande che si può sostenere, che si deve promuovere, perché la persona possa ritrovare anche il piacere di stare insieme agli altri, di riscoprire le proprie possibilità e quindi riscoprire un po' se stesso.